Cari amici, benvenuti in questo nuovo video del Waiting for Love Pack. Questa, come potete vedere, in realtà non si può vedere, ma ve lo diciamo noi, credeteci sulla parola, è una prima versione di Minecraft, cioè del Love Pack per Minecraft 1.4.7, perfettamente aggiornato. Punto 10.000, punto 48, punto 184. Abbiamo deciso, per far funzionare bene le mod, di aggiungerne poche per volta in modo che non dessero problemi, ed inoltre di stare molto attenti, io personalmente, a controllare tutti gli ID e fare, volendo, alcune modifiche che differiscono dal tipico gioco base, dalle tipiche modalità base standard della mod. Ciao pecora! Via! Ma che cattiveria! Ma che cattiveria infame! Comunque, vi facciamo vedere allora le mod per ora che sono state aggiunte, perfettamente funzionanti, quindi vi diciamo... vorremmo fare in questi giorni, cercare ovviamente andando più velocemente possibile, non di aggiungere mod per mod e farla vedere una per una, però di certo di fare una specie di focus sulle nostre varie mod che aggiungeremo piano piano, che le aggiungiamo, così che possiate, no, sto muoio io, dai, in modo che ci possiate dare i vostri commenti diretti su quello che stiamo facendo, su quello che vedrete. A questo punto evitiamo, come abbiamo fatto nell'alta, di mettervi già tutte le mod, che a quel punto uno non capisce bene che cosa c'è, che cosa non c'è. Però un assaggino ve l'abbiamo dato lo stesso. Esatto. Prendetelo come un antipasto. Esatto, prendetevi quella prima versione come una versione potenziale di quella definitiva, per quanto ci saranno delle diverse modifiche, non eccessive, però qualche modifica ci sarà nella versione finale. Orsù, bando alle ciance e scopriamo gli altarini. Questo cosa c'entra? E quella è l'ipersimpatia. Va bene, allora partiamo dalle mod fondamentali. Allora, naturalmente c'è l'Optifine. L'Optifine c'è, però l'ho settata un po' così, ognuno se la setterà come viene meglio per il suo computer. Quindi c'è ed è presente. Come vedete nell'angolo in alto a destra, non da qua ma neanche da qui, da qualche parte lo vedrete o non lo vedete, c'è la Raise Minimap. La Raise Minimap che è stata configurata in questo modo, che è funzionante, ultima versione. E vi ricordiamo che l'1.4.6, come infatti c'è scritto qua, è in realtà compatibile anche con la 1.4.7. Quindi abbiamo tutta la Raise Minimap per non perdere, mette i puntini, ciao, e tutto quello che tipicamente sapete della minimappa. Poi, ovviamente, come avete intravisto, ecco la Not Enough Items. E quella non deve mai mancare. Che noi preferiamo la Too Many Items, per quanto poi ognuno scelga. Ovviamente items si dice items e altre cose si diranno in modo diverso, però concedeteci questa italianizzazione di alcune cose, perché... Ecco, tu sei fissata con quell'armatura, perché... Mi piace, sì. Perché non è di come quegli altri che ti copre tutto e non ti siede più niente. Questa lascia intravedere abbastanza. Allora, come vedete, sono solo 9 pagine, perché le mod aggiunte sono davvero poche. Ma vi assicuriamo che aggiungendole, come stiamo facendo noi, pezzo per pezzo, controllando i D per i D, facendo un testing eccessivo, vi assicuriamo che quando sarà definitivo vi potrete... Direte, wow! Quasi scordare qualunque tipo di bug o glitch, almeno noi ci proveremo in tutti i modi. Se una mod darà troppi problemi, piuttosto non la metteremo. Ok, quindi la NEI c'è presente, le solite cose, i soliti tasti per dire come si fanno gli oggetti, con la R come si fanno gli oggetti, con la U per esempio alcuni tipi di utilizzi e cose del genere. Passiamo poi a una terza mod, cioè alla quarta mod aggiunta, ovvero la Ender Storage. L'Ender Storage, come sapete, Minecraft base vanilla aggiunge l'Ender Chest. Questa mod sostituisce l'Ender Chest di base, che è un bruttissimo piccolo scrigno, come se fosse un cestino piccino picciò. È un cestino della spesa, insomma. Esatto, che fa davvero poco e hai una sola, e puoi usare soltanto un cestino in tutta la tua vita. Invece grazie a questi avrete infinite possibilità, perché ogni colore che vedete significa una combinazione. Quindi questo conterrà degli oggetti e questi, che vedete che si è aperto anche qua qui dietro, guardate di nuovo, tada,
ne conterà Guarda com'è degli carino, altri. guardate com'è carino dentro. Esatto. Quindi ogni, è come fosse un, va come se fossero Un tutti portale. nel portale dell'End. Ovviamente molti di voi lo sapranno già, ma facciamo proprio una panoramica completa anche per chi non le conoscesse. E quindi in questo modo basterà colorare queste cosine con un colorante normalissimo tenuto così, Io tipo. consiglio il magenta. Per esempio, adesso ci metto, dico, prendo il lime e dico, lo sostituisco. A quel punto faccio col lime col destro. Questo non è più simile a quell'altro, che infatti resterà chiuso. E vedete, non ha più nulla all'interno. Nel momento in cui lo ricoloro, avrà di nuovo le stesse cose che ha contenuto nell'altro e si riaprirà. Quindi davvero molto molto comodo. Se avete notato una piccola caratteristica, noterete che è grande come due ceste, un doppio chest. Colpa nostra. Questa, esatto, è una piccola modifica che abbiamo deciso di fare perché per quando ci sono molte combinazioni, secondo noi usare un ender chest che funziona come un chest doppio ti dà già molte più possibilità di quelle che hai normalmente, almeno il doppio. Quindi invece di contenere 27 oggetti, ne conterrà 54. Passiamo ora a vedere un attimo il crafting. Come vedete, il crafting non è proprio semplicissimo, però quello è un altro discorso. E ci tenevamo però di è una mod molto interessante che quindi aggiunge funzionalità a quella di base. Ma guardate anche l'Ender Pouch. L'Ender Pouch altro non è che vedete qua di nuovo il crafting, quindi non proprio semplicissimo, ma sicuramente molto molto utile. È una mod, è un altro pezzo dell'Ender Storage che si unisce a questo. Guardate alla mia destra, facciamo così. Vedete? Si apre, c'è esattamente le stesse identiche cose. Prova a togliere qualcosa dalla chest, magari. Esatto, visto? Rimetti? Io sono connesso a quello che sta facendo Kiria sul chest di base. Però in questo momento io dico: ma no, ma io non voglio unire a questo chest, voglio vedere le cose. No, perché le hai cambiate tutte? No, che mi avete cambiato uno. E vabbè, ma infatti l'hai distrutto, ok? E quindi vedete, io adesso voglio vedere queste cose e non queste. Come faccio? Semplicemente con questo oggettino in mano, cliccate, chiudilo per favore. Cliccate col tasto destro e ora vedete che qua in basso a destra abbiamo tre cosine bianche, bianco, 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 perché vuol dire che è associato a questo, via. Uffa, non Bianco, stare bianco, qui. bianco. E invece se io cliccherò col tasto destro, guardate, state attenti in basso a destra, tada, è cambiato, ora è rosa, blu e rosa, esattamente come questo. E aprendolo vedrò le cose che sono contenute lì. E se Kiria muoverà qualcosa nel chest, vi vedrete le stesse modifiche. Ma intanto, ogni tanto vedete che stanno aumentando. Com'è possibile? Tutto questo grazie all'altra mod che in questo momento è attiva, ovvero la Buildcraft. La Buildcraft è una mod molto usata che serve per tantissime cose. Di base aggiunge i tubi, aggiunge il petrolio. E aggiunge maiali sellati. Maiali sellati Sì, non guarda, c'entrano. quello è frutto del query, l'ha avvelenato il query. Sì, non avrei mai pensato di no. E aggiunge cose come appunto le automatizzazioni, tra cui anche questa che è molto comoda, l'autocrafting table, che è una speciale crafting table che non fa perdere gli oggetti che uno ha al proprio interno e ne ho prese di cobblestone, mi piaceva. E vedete, io adesso metto questo, faccio così, là, là, vedete, faccio così, metto questo e a quel punto in realtà non perdo l'oggetto se anche esco e me lo ritrovo qui. Molto comodo se usata in accoppiata con la logistic pipe che avremo in modo da potervi fare il crafting automatico. Stufo di dovervi fare sempre infiniti picconi? Nessun problema, grazie a questa automatic crafting insieme ai logistic pipe. Questo, come molti di voi sapranno, è il query. È una cosa molto. Ma proprio maiale! Il query ha provato a scavarlo, non c'è riuscito. Questo è una cosa molto comoda, per quanto poi rovini un pochino il paesaggio. Serve per migliorare le case altrui. Messo sopra una casa di un altro nel server, lo renderà felice. Anche sotto, volendo. Anche. E a questo punto, se può essere comodo per velocizzare i vostri sistemi di scavare per evitare, quindi diciamo che la Buildcraft aiuta alcune cose base, però per velocizzarle e rendere più automatiche. La maggior parte delle cose si basano sui motori, cioè le cose della Buildcraft vanno grazie ai motori che sono attivati di base a redstone, questi qua. E a sputi, quelli Quindi là. a redstone,
e se cliccate col destro non hanno alcuna interfaccia, perché basta che vi mettiate una redstone come qui accanto e funzioneranno, non esplodono. Questi vanno a carbone, infatti hanno la possibilità di essere inserirci un carbone all'interno, e sono infatti anch'essi non esplosivi e quindi molto molto comodi. Ora il coal, eccolo qua, stava sparendo. Ecco fatto, mettiamoci un bel coal e non parte perché non sa che cosa fare, però di base funzionerebbe a coal. E questo abbiamo il combustion, che è il più potente, che è esplosivo, necessita di acqua, perché l'acqua la necessita, perché sennò resta di esplodere. Kabom! Ecco, e necessita anche qualcosa, o come il petrolio, oppure il fuel, benzina, se avete visto... Quello giallo. Esatto, se ci avete visto nella serie sull'altro canale della Mindfriends, Tomspack, avete visto che la raffineria, proprio questa, serve per trasformare il petrolio trovabile nel mondo in più o meno alte quantità, in fuel più potente e più efficiente, per quanto anche più esplosivo. Infatti questi, occhio, perché esplodono. Come vedete, un sistema comodo, appunto, di cosa faccio quando devo una cosa che deve esplodere? Devo metterci sempre i secchielli d'acqua? No, potete usare queste pump, ovvero queste cose che servono per prelevare, in questo caso acqua, ma funzionano ugualmente per il petrolio, e grazie a un sistema efficiente di tubi, non come in questo che abbiamo semplicemente messi in delle taniche, potete tenere raffreddati i vostri sistemi. Quindi, infatti, come potete vedere anche qua dal query, che vi dicevo come mai continua ad aumentare, perché il query quando scava abbiamo messo questi tubi in modo che ciò che scava, invece di lanciarli in aria come se non avesse senso, li metterà all'interno del chest. E quindi grazie anche a questi end storage avrete molto facilmente la possibilità di avere un query che, settato più o meno in questo modo, vi manderà direttamente le cose a casa, e potrete con il sistema di tubi mandarli direttamente a funzionare, per esempio nelle fornaci, che grazie a questo sistema che si chiama Hopper, che come forse avete visto dalla nostra snapshot 13W01A sarà aggiunto a breve anche nel Minecraft 1.5, serve per permettere a, per quanto questo secondo noi è ancora, cioè più o meno sufficientemente, il funzionamento è simile, permetterà di mettere più oggetti dentro la fornace o qualunque altro oggetto dove potete ricaricarlo. Vedete, appena lui mette un oggetto, arriva a 64, vedete che subito immediatamente resta 64, perché invece di toglierlo da qui lo toglie da qua, quindi per rendere molto più efficienti le vostre cose, non dover tagliare, cioè non dover stare un sacco di volte a controllare che non sia pieno, cioè che non si sia svuotato, e stare a ricaricarlo ogni volta. Ed ecco che col sistema di tubi vi andrà comodamente, una volta cotto, in un chest di vostra scelta. Se poi i tubi non vi piacciono perché effettivamente fanno schifo, potete sempre vestirli da birch. No, come da birch? Da birch. No, che schifo! Sono bellissime da birch. Queste si chiamano... allora, si scrive facade, scritto facciate, così. Tipo. Facciate, o non sappiamo esattamente la pronuncia, forse facade, ma non avremo idea assolutamente. Si funzionano che voi potete scegliere una qualunque cosa, magari voi avete un muro di stone brick, e allora a quel punto dite copro, e sarà molto più facile... qui ho distrutto tutto, ma era giusto per farvi un'idea. Guardate, là. Potete in questo modo semplicemente dire: accidenti, ho i tubi in casa, non mi piacciono. Li bloccate in questo modo. Ovviamente esistono anche poi altri sistemi, anche la Red Power permette blocchi, facciate, eccetera, per permetterlo, però queste invece sono integrate nella Buildcraft. Nella Birchcraft. Ultima mod da dire, e è la, ve lo dico dopo i saluti. Ovviamente, giusto per ricordarvi, noi saluti in questo caso cerchiamo di farli nella serie Waiting for Love Pack, e magari poi ovviamente li faremo anche nella serie di Love Pack effettiva, però non li facciamo in altre serie per evitare un pochino che qualcuno possa perdersi i saluti, quindi ci concentriamo su questa serie. Allora, i saluti di questa volta sono per Paolo Marco Antonio 200, Cobra 0 Full, Tutorial 944, The Crafter Ita, Sergio Esposito, Camebo 99, Mega Dragon Legendary, Zombie 2000, Alexandrus MC,
che ci scrive un sacco di messaggi privati, è sempre stato molto gentile con noi che ci fa quindi piacere ancora, ci fa piacere salutarlo, come ovviamente siamo felici di salutare tutti voi. Killa Nerd, Luke 2757 Mi ricorda qualcosa? e Jesse Dadegame. Con questo vi abbiamo salutato e continuiamo quindi a dire i saluti. Se non vi abbiamo salutato in questa puntata, ci dispiace, nel senso, però cerchiamo sempre di salutare un po' tutti. Grazie, vuoi togliermi la creative? E a questo punto vi facciamo vedere l'ultima mod, che è la Tricapiteto. Nel Feed the Beast manca la Tricapiteto ed è un vero peccato. E quindi abbiamo deciso Per di comodità personale. usarla. La Tricapiteto funziona ovviamente così. E abbiamo fatto alcune piccole modifiche. Allora, innanzitutto, funziona anche in Creative, però è uguale, vedete? Tada. La Tricapiteto è una mod molto molto comoda, soprattutto per gli alberi più grandi, perché con un solo colpo vi tira giù, oltre all'albero, al tronco, anche tutte le foglie annesse. Se ha dei sapling o delle cose, ve Veda. le vedrà. Allora, vedete, tiriamo giù anche questo, vedete, tararara, ora non in creative, ecco fatto, e vi dirà tutto quello che avete bisogno di E se fare. metti le shears in inventario? Ecco, io noi abbiamo fatto alcune modifiche rispetto alla configurazione base della mod. Una di queste è quella che Dello speculatore. se io ho delle shears nell'inventario, cioè ovvero delle cesoie, forbici, come O viene tradotta. speculatore. Esatto, nell'inventario qui non succede nulla, ma se io le tengo nell'hotbar, ovvero in questa barra di accesso rapido, e taglio un albero, guardate anche le scelte, ora è perfetta, è completa, e vedete che prima mi ha ridato i sapling, non mi ha ridato le foglie, guardate io ci tengo nella barra, tada! Mi ha dato, le shears si sono un po' consumate e mi ha ridato invece le foglie, e così io mi ritrovo con le foglie. Quindi abbiamo aggiunto questa modifica che funziona anche per i vines, ovvero invece di rabbicanti, liane che ci sono in certi alberi della palude oppure nella giungla, in modo che se uno ha interesse a prendersi le foglie, invece di essere costretto a tagliarsele una per una, può, tenendosi facilmente le shears nell'inventario, distruggere un albero e prendersi anche tutto E l'occorrente. quelle foglie che sono rimaste lassù sono perché le ho aggiunte io. Bene, quindi chiaramente taglia solo l'albero di Vero, base. non No. quelle aggiunte da furbetti vari tipo me. Ecco, quindi però non ha senso aggiungere delle cose se poi le devi tirare giù, Era naturalmente. per far vedere. E quindi vi abbiamo dato queste cose con alcune appunto piccole Ecco, mi ha modifiche. dato un'idea, dove un po' tutte le ocche gli metterò la foglia da birch, le facciate da birch, così almeno succede che è di buttarle giù e la birch Non rimane. puoi, perché le facade funzionano soltanto sopra i tubi e non sugli alberi. Vabbè, vuol dire che gli cambio la texture, le metto tutti gli alberi la texture della birch. Benissimo, quindi vi abbiamo dato un'idea di quello che è il love pack con i nostri piccoli cambiamenti. Speriamo che vi vadano bene il fatto di mettere l'ender chest doppio o di far sì che con le shears in mano vengano giù non solo, cioè che succeda invece che ti diano anche le foglie. Naturalmente nel love pack definitivo potrete scegliere voi se voler mantenere le nostre modifiche oppure se volete usare il file di configurazione base senza alcun cambiamento. Quindi tutto a vostra scelta. Vi ringraziamo per essere stati con noi. E aspettando le prossime modifiche, le prossime cose, vi chiediamo, nel senso, ci farebbe piacere se intanto commentaste come vi sembra, le vostre idee, le cose, anche riguardo la configurazione modificata e tutto. E piano piano, mod, non diciamo proprio mod per mod, ma a piccoli pezzi di mod alla volta, dirci le vostre idee e le vostre pareri a riguardo. Fateci sapere, diteci quanto vi piacciono le birce vicino a Ecco, quindi vi ringraziamo, state con noi e alla prossima con con gli gli Eternal Love. E a Eternal tutti voi che sono stati salutati, e a tutti voi che non ancora siete stati salutati, e a tutti voi a cui non ve ne frega niente di essere salutati, ciao!